Buongiorno a tutti, amici, eccoci qua di nuovo insieme. Allora, ragazzi, continuiamo la nostra scalata alla classifica e continuiamo il nostro obiettivo dell'eroe dorato. Come se per chi non avesse visto i video precedenti, sto cercando di portare dorato lo stregone, ragazzi. Non mi mancano molte partite. Allora, però, ho subito una botta d'arresto, nel senso, ho incontrato al rank 10 molti mazzi che mi counteravano lo zoo, quindi molti mazzi con molte provocazioni e cose del genere. E allora ho deciso di cambiare. Forse è un po' presto, però ho deciso di farmi un endlock. E andiamo a vedere come l'ho impostato. Allora, due spire letali, un masticatore zombie, due bombe oscure, due guardie del sole, due guardiani anti... beh, diciamo è un endlock standard, eh? Due gufi di beccoforte, un esperto di caccia, due fuochi infernali, un ombrofuoco, due difensori di Argus, due draghi, due curabot, uno sputafango, un risucchio d'anima, una silvana, un taurissian, un sirege Arraxus, due giganti della montagna e due giganti di magma. E vabbè, ragazzi, è un endlock abbastanza standard. Per avere un po' più di controllo ho deciso di mettere il risucchio dell'anima al posto di Dot Boom, ragazzi. Per vedere un po' se riuscivamo a tenere meglio la board. Altrimenti rimetto Dot Boom, oppure potrei mettere anche Ragnaros. Adesso ci penso, ragazzi. Comunque, per adesso scaliamola così la classifica. Endlock, via. Vediamo un po' che cosa ci capita e iniziamo. Eccoci qua, ah, un bel cacciatore. Bene, bene, molto bene. La tua anima sarà Allora. mia. Allora, diciamo che contro il cacciatore, se qui avessi avuto un gufo, avrei tenuto antico e gufo. Però tenere l'antico senza avere il gufo. No, cambiamo tutto. Ok, la spira letale ci può proteggere. Vediamo se è un face. Passiamo. Abbiamo il curabot, quindi forse riusciamo a tenere un po' la board. Speriamo ci entrino le spazzate. Vediamo lui cosa gioca. Salute, viandante. Mi sento indisposto. Salve. Salute. Allora. Niente, facciamo così. Finito. Così comunque andiamo a pesca. Lui ha la moneta. Sembrerebbe un face hunter, ragazzi. Quindi come segreti potrebbe giocare la trappola per orsi, la trappola di serpi e la trappola esplosiva. E vediamo un po'. Fra due turni riusciamo a giocare il drago. Arma. Ah no, famiglia di magia. Con carica. Bene, è arrivata al momento giusto, ragazzi. Ottimo. È arrivata proprio al momento giusto. Allora. Fammi pensare. Mannaggia, gli entrano tutte le armi, gli entrano. C'ha avuto la curva di mana perfetta. Curva di mana perfetta. Allora, iniziamo. Il problema è che contro i cacciatori, ragazzi, non possiamo andare troppo a pesca, perché sennò ci devastano. Allora, una potrebbe essere una trappola esplosiva e una trappola di orsi. Qui bisogna un po' pensarla, ragazzi. Hmm.
trappola congelante. Oh. Allora è facile che l'altra sia una... o è una trappola di orsi oppure una trappola di serpi. È una trappola di serpi, può darsi. Vediamo. Allora, vediamo lui. Ok. Io a questo punto direi di... Allora, 3, 4, 5 danni. 5 danni. 5 danni. Rischiamo, ragazzi. Rischiamo. Così al prossimo turno gli diamo provocazione. Cattivello, ragazzi. Muscio cattivello. Allora. Potremmo fare 4 così. Silenziare il 6-5. Sì. Vabbè, proviamoci, ragazzi. Allora, facciamo così. Silenziamo lui. Silenziamo lui. Faccio. Ok. Beh, già il fatto che non ce la prendiamo in faccia è già positivo, ragazzi. Mi sento indisposto. Allora, non abbiamo ancora giocato i giganti di magma. Può essere pericoloso, ragazzi, andare già a mettere già Raxus. Io aspetterei per mettere già Raxus. Allora, facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Andiamo a pesca. Ah, bella. 3. Ok. Facciamo così. Così al prossimo turno possiamo fare anche già Raxus se servisse. Allora, intanto esecuzione programma a braccio. Ok, la trappola di serpi non è un problema. Ok, allora qui ci si preparano due prospettive. Io farei così. Così. Facciamo più danni così. Non credo che possa rispondere. Oh, alla grande. Siamo stati sempre sul filo, ma ci abbiamo fatta bene. Beh, l'endlock in questi casi, ragazzi, è sempre una certezza. Certo, contro i cacciatori è rischioso, eh? Non sempre si riesce a batterli, però è andata bene. Ok, ragazzi, facciamone un'altra. Sperando che vada bene. Ormai ci mancano, mi sembra, 53?
Ho 52 vittorie, quindi dai ragazzi, ci siamo arrivati. Ci siamo veramente arrivati vicino. Allora, un altro cacciatore. Che era lo stesso ultimo? No, quello era Sam Wolf. Questo è Exu. La caccia abbia inizio. Maledetto. Allora. Ma sarà mia. Allora, via Silvana, via lo sputafango. Teniamo loro due. Ok, dovrebbe essere un midrange. Cosa non positiva lo stesso. Passiamo. Bello che se fa Elec lo vince, perché tutte le carte grosse già ce l'ho tutte in mano. Vabbè, comunque buona, abbiamo un'ottima mano, ragazzi. Abbiamo un'ottima mano. Avessimo anche un... una bomba, era perfetta. Ok, facciamo così. Passiamo. Tornano fuori e combatti. Ce l'aveva. Beh, almeno l'ha persa. Niente gufetto, mi dispiace. Oh, è arrivato giusto in tempo. È arrivato giusto in tempo. Facciamo così. Facciamo così. Almeno togliamo la trappola. Ha fretta di ucciderci, ragazzo. Lo posso anche capire. Salva un miracolo, ragazzi. È arrivato il miracolo. E fammi divertire. Che culo che ha avuto, ragazzi. Vabbè, siamo salvati in turno almeno. Vedrete tutti di cosa sono capace. Che cosa fare adesso? Allora, il problema, ragazzi, è che potrebbe non essere una cattiva idea se lui gioca due, fare così. Cioè, boom, boom in faccia, sperare che giochi la seconda trappola congelante, quindi poter rigiocare di nuovo la cura. Oppure giocare, oppure tauntarli e andargli faccia. Però io credo che dovremmo provare, ragazzi, a cercare la cura, perché proviamoci. No. Vabbè, ragazzi, ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato. E vabbè. Niente, ci abbiamo provato, ragazzi. Era una scommessa. Era una scommessa. Il problema, ragazzi, è che poteva avere due danni, già ce li faceva in automatico. Quindi
era una scommessa. Sicuramente ci si poteva provare anche nell'altro modo. Però se entrava riusciva a prendere un bel value con il turno. Vabbè, ci abbiamo provato, ragazzi. Ci abbiamo provato. Via. Come con i cacciatori non è facile come Endlock. Soprattutto lui ha avuto veramente una mano, una mano iniziale molto forte, e che ci è riuscito ad aggirare in maniera abbastanza profonda. Ed era un midrange, non era neanche un face hunter. Quindi Gul'dan contro... Oh, lui ce l'ha dorato. Arriverò anch'io ad avercelo. La tua anima sarà mia. La tua anima soffrirà. Allora, via lui. Teniamo il fuoco infernale, fosse uno zoo. Teniamo il gigante e la guardia la togliamo. Mi sento indisposto. Ok, è uno zoo, sembrerebbe. Sembrerebbe uno zoo. Passiamo. Mettiti questa mela in testa. Allora, pesca io ci andrei. Però aspettiamo. Voglio aspettare, ragazzi, perché se giocasse... Aspettiamo. Facciamo così. Tanto abbiamo due giganti di magma. Abbiamo una risposta da potergli fare. Ok. Allora, io farei così e così. Vediamo se ha il silencing. Perché mi hai chiamato? Te ne pentirai. Ok. Speriamo non abbia i poteri travolgenti. Se hai i poteri travolgenti in mano, pace. Ci abbiamo provato, ragazzi. Ce l'ha. 4 da... Va bene, caro. Ragazzi, più di così non si poteva fare. È riuscito, aveva proprio... la mano per divina, proprio mano divina. Vedete perché non mi piace tanto giocare l'Endlock a questi livelli di classifica? Perché un po' subisci. Però riproviamoci. Mamma mia, ragazzi. Quando ti capitano queste giocate, veramente, ti viene voglia di distruggere il videogioco, perché giustamente la Blizzard. Però vabbè. Facciamo l'ultima, ragazzi. Anche perché sennò dura troppo il video. Però siamo a 18 minuti, quindi ancora va bene. L'ultima. Ah, salutiamo l'amico Midnight. Oh, un Armageddon. La tua anima soffrirà. Un Armageddon. Allora, togliamo tutto. L'amico Midnight ci chiede seriamente sulla sera. No, domani finito. È il pome dalle 6 alle 20. Passiamo. Praticamente ci ha dato le stesse carte. Vabbè. Sì, pronto all'azione. Ok, è uno zoo. La luce mi protegge. Andiamo a pesca. Finito. Scusate, ma è che lui è uno dei nostri compagni della
Lui è uno dei nostri compagni della di Oz sul Team Element, che due dei nostri sono andati via, che hanno cambiato squadra. Ti faccio sapere. Hanno cambiato squadra e quindi stiamo cercando i sostituti. Mannaggia, anche questo proprio ce l'aveva tutte, eh? Ah, mamma bugaiola. Allora, 3, 4, 5, 6, 7 danni. Mamma mia. Niente. Va bene. Il mio scudo per Argus. Ah, non ci ha attaccato per paura di farci fare varie. Per farci fare le combo. Capisco. Allora, 3, 3, 6, 9, 10, 11 danni. Se al silence ci fa 11 danni e forse anche qualcosina in più. Allora andiamo, per adesso andiamoci a curare. Prolunghiamo un po' la nostra agonia, ragazzi. Allora, sicuramente al prossimo faremo Belcher, sicuramente. Peccato che non ci sono entrati neanche gli ombrofuochi, niente. Un vero peccato. Allora, un mazzo zoo abbastanza aggressivo. Allora, facciamo a questo punto... Facciamo così. Provaci. Il mio scudo per Argus. Ci serve l'ombro fuoco, ragazzi. Ci serve proprio. Torna da fuori e combatti. Vabbè. Ce l'aveva tutte comunque anche lui, eh. Ce l'ha prese veramente tutte, l'ha prese. Ah. Qui già anche un fuoco dell'anima sarebbe molto risolutore. Fuoco dell'anima, scusate, mi sono espresso male. Allora, che cavolo gli raccontiamo, ragazzi? Allora, vediamo un po'. Giocare, sputafango. Andare. Allora, prima andiamo a pesca. Sputafango e zombie. Cerchiamo di resistere il più a lungo possibile. Un vero peccato, su 17 carte non c'è entrato. Quante non c'è entrata la carta che ci avrebbe fatto più la differenza. Vabbè. Entrerà, deve entrare, anche perché ci abbiamo in doppia copia. Mamma mia. My God. My God. Quasi finito il tempo. Thank you.
Ah, queste carte inutili. Queste carte inutili. Allora, pensiamo un attimo. Lui ha 3, 6, 9, 12, 13, 14, quindi 16 danni. Ha 16 danni pronti. Quindi potremmo andare a pesca, vedere se ci entra l'ombro fuoco e poi semmai curarci. Oppure giocare drago e dare provocazione. Io proverei, allora, drago e provocazione, avremo un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un 4, avremo un 5, 8. Quasi finito il tempo. Avremo un 5, 8. Quante possibilità. Proviamo a pescare. Nada. E allora curiamoci. Ritorno dalla discarica. Speriamo non abbia la chiusura. 3, 6, 9, 12, 13. Torna fuori e combatti! Mamma mia, ragazzi, comunque è proprio papam, papam, papam. Assolutamente devastante. Vabbè. Dagli un'altra volta. Vabbè, ragazzi, sì. Si poteva, forse avrei dovuto tauntare. Cioè, o una o l'altra. So, ho voluto provare ad andare a pesca. Mi fosse entrato l'ombro fuoco, avrei risolto i problemi. Vabbè, ragazzi, è meglio che ci fermiamo perché non sta andando molto bene. Adesso stiamo incontrando solo mazzi del cazzo. Vabbè, ragazzi, spero vi siate divertiti in mia compagnia. Benvenuti nel mio mondo, come al solito. E ci vediamo per la prossima. Ciao a tutti!